Allora, ragazzi, se vi dico treno, buttatevi di fianco. Queste sono le parole scioccanti pronunciate da Antonio Massa, il tecnico referente di RFI, Rete Ferroviaria Italiana, in un video registrato la sera del 30 agosto da Kevin Laganà, poco prima dell'incidente ferroviario che ha portato alla sua tragica morte. Nell'incidente hanno perso la vita anche quattro dei suoi colleghi, Michael Zanera, Giuseppe Sorvillo, Saverio Giuseppe Lombardo e Giuseppe Aversa. Questo evento è stato veramente una tragedia. L'inchiesta in corso sta portando alla luce dettagli davvero allarmanti. Antonio Massa è attualmente sotto indagine, insieme ad Andrea Girardin Gibin, il caposquadra della Sigifer, l'azienda per cui lavoravano questi cinque operai. Entrambi sono accusati di omicidio plurimo e di causare un disastro ferroviario con l'accusa di dolo eventuale. Ma cosa significa questo? Significa che gli indagati avevano conoscenza dei rischi associati a quei lavori. Non hanno intenzionalmente provocato l'incidente, ma non hanno preso le misure necessarie per evitarlo. L'elenco degli indagati sembra destinato ad allungarsi ulteriormente. Il video girato da Laganà è stato sottoposto a sequestro da parte degli inquirenti e ciò ha ulteriormente compromesso la posizione di Antonio Massa. È infatti lui ad esprimere indicazioni su come comportarsi nel caso in cui un convoglio si fosse avvicinato, nonostante la circolazione non fosse stata interrotta. Questo drammatico video è stato registrato appena un'ora prima dello sconvolgente incidente. Ragazzi, se vi dico il treno, da quella parte. Dice Massa. Kevin Laganà risponde: non abbiamo neanche interruzione ancora. Tuttavia, lui e i suoi colleghi proseguono a camminare sui binari, rafforzando i sospetti secondo i quali avevano iniziato i lavori senza attendere l'autorizzazione per l'interruzione della linea. Di fronte alle istruzioni di Massa, Kevin risponde in tono sarcastico: okay. Di qua. Nel video si possono osservare gli operai mentre lavorano diligentemente per rimuovere il pietrisco situato sotto i binari. In sottofondo si distingue una voce udibile. Se vuoi dire qualcosa per i posti, per prendere le misure, io guardo il segnale appena dico, uscirà quella parte, eh? Perché i treni passano qua, devo passare tutti i treni, mi dice quando c'è l'ultimo treno. Alla frase shock di Massa, se vi dico treno, buttatevi di fianco, Laganà sorride. L'uomo indica la staccionata situata alle sue spalle. Nonostante la tranquillità dell'ambiente di lavoro e le occasionali battute tra gli operai, è rilevante notare che per ben tre volte la responsabile di RFI, dalla centrale di Chivasso, ha ordinato di non avviare i lavori. Kevin conclude il video in questo modo. Ragazzi, vediamo la prossima. Metterò un TikTok fra un paio di giorni. Non hanno avuto il tempo di reagire, poiché un treno viaggiante a 140 km orari li ha travolti. L'incidente è avvenuto alle 23:47. Il video, di fondamentale importanza per l'inchiesta, era memorizzato nel telefono di Kevin ed è stato già consegnato alle autorità della sua famiglia, rappresentata dagli avvocati Marco Bona ed Enrico Calabrese. Sarà oggetto di analisi, ma sembra già evidente che mettere a rischio la vita degli operai per via dell'urgenza o per motivi economici fosse considerato una prassi, un rischio accettato. Quel video per me ha il valore di un testamento. È come se mio fratello abbia voluto farsi giustizia da sé. È un atto d'accusa, un filmato che parla molto chiaro, afferma Antonino, il fratello maggiore di Kevin, il quale anch'egli è impiegato presso la Sigifer. Anche Antonino è stato interrogato come testimone presso la procura di Ivrea. Lo ha assistito durante il suo interrogatorio l'avvocato Enrico Calabrese, il quale non ha alcun dubbio al riguardo. Guardando il video ci sembra di poter desumere una certa abitudinarietà. Il riferimento riguarda il modus operandi, ossia l'abitudine di salire sui binari per iniziare i lavori senza ottenere l'autorizzazione formale.
Ci sono stati diversi casi in cui squadre di operai si recavano sul luogo per effettuare manutenzione sulla linea ferroviaria, con un membro del gruppo che svolgeva il ruolo di sentinella. Questa persona osservava costantemente la possibile presenza di treni in arrivo e li avvisava con un fischietto per fare evacuare i binari in caso di pericolo. Questo dettaglio è emerso durante il processo milanese relativo alla tragedia ferroviaria di Pioltello del 25 gennaio 2018, quando il treno regionale Cremona-Milano, porta Garibaldi, deragliò a causa di un giunto in cattive condizioni. In quell'incidente persero la vita 3 persone e circa un centinaio rimase ferito. D'altro canto, l'amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana, Giampiero Strisciuglio, ha sottolineato il totale rispetto delle regole da parte dell'azienda. L'avvio delle lavorazioni è tassativamente subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione scritta che interrompe la circolazione dei treni. I lavori con l'occupazione dei binari sono sempre effettuati in assenza di circolazione dei treni e svolti in intervallo orario prestabilito che deve essere formalmente autorizzato per iscritto dall'operatore della circolazione dei treni a richiedente interruzione. RFI ha istituito una commissione d'inchiesta, ma c'è un altro aspetto rilevante da considerare. Sembra che nella squadra coinvolta nell'incidente ferroviario, 4 su 5 membri avessero solamente la qualifica di operai comuni. Pertanto non avrebbero avuto nemmeno la competenza necessaria per operare sul cantiere di Brandizzo, noto per richiedere addetti altamente specializzati. Franco Sirianni, il proprietario della Sigifer, ha respinto questa affermazione. Era un lavoro banale. Così banale da prendere 5 vite.